Aiello, scuola primaria di Campora San Giovanni, in provincia di Cosenza, con Pinocchio, con un musical ispirato al romanzo di Collodi. Un applauso. Tutto ebbe inizio in una foresta, nel bel mezzo di un temporale, quando un fulmine, abbattendosi su un vecchio pino, lo fece schiantare a terra. Tra quei rami spezzati, uno fu particolarmente fortunato. Ma andiamo con ordine. C'era una volta. C'era una volta un albero al vento di mille anni e più, ma la tempesta lo prende in testa e i rami vanno giù. Notte di piombo, fiamma di lampo, rotola il tuono e scoppia mai. C'era una volta un pezzo di legno che più fortuna avrà, precipitando chiede alla luna aiuto e lo troverà. Non sa parlare, non può volare, ma quasi sempre chi sa sognare ce la fa. Ti ascolta, sta zitto, non sporca, non costa, non cerca avventure, sta sempre al tuo fianco. Un figlio perfetto, non turba la gente, non cresce distratto, bugiardo e arrogante. Non dice mai di no, se gli imponi qualcosa, non gioca d'azzardo e non scappa di casa. Un figlio perfetto, un amico, ha sempre stampato un sorriso, non vuole giocare col fuoco, sa dove non mettere il naso. Un figlio perfetto è un soggetto educato, risponde soltanto quando è interrogato. Un figlio perfetto non fuma spinelli, non gira di notte a suonare campanelli, non chiede vestiti all'ultima moda, non fa mai a botte in mezzo alla strada. Un figlio perfetto lo fai su misura, l'idea di un conflitto nemmeno lo sfiora. Sta dove lo metti, non pianta vasino, è proprio un gran bel burattino. Un bel burattino è perfetto. Quindi la parete, quindi verso la sostanza. Perché sono una presenza, non potrai mai farne senza. Tu lo voglio o non lo voglio, ma ce l'ho sempre la voglia.
serietà. Noi freghiamo tutti, santi e farabutti, senza limiti d'età, truppe, fuochi e scassi, mille più illegalità. Noi umbiamo, raggiriamo con destrezza e praticità. Noi umbiamo, imbrogliamo, se hai soldi da farti pregare, rivolgiti a noi. Ad onor del vero, visto che denaro non fa la felicità, noi vi riduciamo tutti quanti in povertà. Troppi soldi fanno sempre qualche danno e si può finire male, ma noi siamo sempre pronti ad intervenire. Siamo ladri per mestiere, ma con classe e fantasia, e talvolta un tocco di poesia. Thank you.
vita a modo mio, perché non devo credere ai miracoli, sto per passare il ponte tra i sogni e la realtà, e di là forse spuntano le ali a quelli un po' speciali come me. Sanno tutto più di me, quante differenti verità, sono solo guai che si assomigliano. Questa notte scintillante cambia la vita mia, stringo il pugno finalmente, tutto ed è più tesoro. È stupido star sempre male per essere normale, stanotte no. Thank you.
me sta più caldo che c'è, puoi trovare il punto, giorno e notte a cantare e ballare, non si va mai a letto, pizza e Coca-Cola, niente da studiare, c'è una scuola sola e non si sa dov'è. Non ci sono maestri o bidelli che ti stanno addosso, anche i cani sono tutti più belli e hanno tutti un osso. Poi se non hai voglia di lavare i denti, qui non c'è nessuno che ti stresserà. C'è tutto, ma proprio tutto e di più. Tutti i bambini, compreso Pinocchio, vengono portati a pensi dei balocchi, dove non si studia e c'è libertà di fare ogni cosa. Yeah.
mondo intero. Giuro che sarò sincero, io non sei vento più, io non ne farò. Giuro che se questo è il sogno, quando mi sveglio, mi ricostruirò da domani in poi.
anche avrei sul palco il direttore artistico del festival, Antonio Cristofori. Ecco, un applauso ad Antonio, un buon anno di questo festival. Grazie. Allora, Antonio, è partito il festival. Buon viaggio a tutti, è partito. E il decollo mi sa che non ha avuto problemi. Siamo in volo e speriamo di arrivare all'atterraggio sabato prossimo in salute a tutti. So che c'è il dirigente della scuola e la... da dietro, dottoressa, e i docenti, i responsabili del progetto di teatro della scuola. Intanto che arrivi il dirigente, io vorrei togliermi una curiosità. Scusate. Cioè, ma siete fratelli voi, gemelli. Cosa che mi piace dire è che questo festival ha avuto questi brevi anni, 5 anni, siamo piccoli ancora, però ci sono delle scuole quest'anno nuove che partecipano per la prima volta, e la cosa a me, che ho promosso questa iniziativa, ma a tutta l'Associazione Teatro Popolare Girifalcese, allo staff tecnico artistico di questo festival, riempie il cuore di gioia vedere scuole partecipanti per la prima volta. La gioia è ancora più grande quando negli anni le scuole ritornano al nostro festival, e questo è una di quelle. E sta crescendo con noi, cioè, o meglio, noi cresciamo con loro, perché qualcuno di loro alla loro prima partecipazione non c'era, l'altro anno ce n'era uno in un maggiore, quindi il prossimo anno magari la vedremo qua zampettare. Bene, per questo mi fa piacere. Detto questo, due parole. Io ringrazio tutti voi, il direttore artistico, ci dà l'occasione ogni anno di partecipare. Per me è il secondo anno, perché sono in questo istituto comprensivo Camporaiello per il secondo anno, però so che questa scuola si è impegnata anche negli anni scorsi, quindi non so se è il quarto anno che partecipate, ho fatto bene i conti. Quindi veramente merito ai docenti che si impegnano e al collegio dei docenti che ogni anno approva e favorisce questi progetti. Il progetto nel quale è inserito questo musical è dire, fare e teatrare, quindi lo mettiamo sempre il teatro al centro, perché sappiamo, siamo convinti, così come hanno scritto i docenti nel progetto, che è la massima forma di espressività corporea, perché voi siete stati bravissimi, vi siete appunto messi in gioco ed avete appunto saputo, vi siete saputi muovere su questo palco, quindi espressione corporea ma anche espressione intellettiva, perché attraverso il teatro si veicolano tante competenze. Questi ragazzi hanno dato il meglio di loro, sono stati bravissimi ed io tifo, sono venuta qui nonostante i tantissimi impegni per tifare per questa bella squadra. Una squadra composta, come dire, un brindis dai miei meravigliosi alunni di classe quarta della scuola primaria di Campora, le due classi quarte, numerose, sono 44 i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto. E la squadra è formata anche dai docenti, soprattutto dai docenti che nomino uno ad uno, la maestra Pesaldo, che è la referente del progetto, le altre due docenti di classe, la maestra Pizzuto e la maestra Silvana Pizzuoli. Per aiutare questo gruppo è stata presente la maestra Pasquino, che vi ha seguito
da Little Server. E poi un grazie di cuore a chi si offre in modo gratuito, la nostra brava ballerina, la maestra di danza, Simona Vespasiano. Così come so che tutto questo è patrocinato dal Ministero, dall'Ufficio Scolastico Regionale, il Ministero che patrocini appunto questi grandi eventi, io vi devo dire grazie, perché ancora una volta noi mettiamo in gioco quello che dobbiamo fare in un territorio, cioè in sinergia i docenti, il territorio, perché i genitori che sono qui hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione. Ci sono stati docenti che mi inviavano via WhatsApp le foto della scenografia, grazie a chi ci ha aiutato, non ricordo il nome, per allestire la scenografia. Quindi in sinergia tutti insieme possiamo fare tante, grazie a voi che ci date questa bella opportunità. E adesso, appunto, io l'avevo messo qui in nota, ancora una volta mettiamo in gioco la continuità, perché il ragazzo che ha cantato così bene è Mattia Brusco ed è della scuola secondaria di primo grado del mio istituto. Quindi una grande squadra, a prescindere dal risultato, noi siamo lieti di essere qui. Grazie ancora per averci dato questa grande opportunità. Grazie a tutti voi. Grazie a voi, grazie a voi. Sì. Dirigente, avete già vinto, cioè il fatto, queste sue parole dimostrano l'importanza di fare teatro a scuola. Noi in giuria abbiamo degli esperti che fanno teatro nella vita, per passione, e fare teatro a scuola è importante. Per tanti aspetti che non sto qua a dire. Io intanto ci tengo a portare il saluto, ho appena ricevuto una telefonata poco fa, dell'onorevole Bova, Arturo Bova, consigliere regionale, che porti il suo saluto, avrebbe voluto essere qua oggi tutta il pomeriggio insieme a noi come apertura di questo festival, perché siamo patrocinati anche dal Consiglio regionale della Calabria, ma purtroppo per impegni istituzionali non è stato possibile averlo qua con noi. Fa a porto il suo saluto. Un'altra cosina riguarda i trofei di partecipazione. Quest'anno purtroppo dovrete venire a ritirarlo alla sera del Gran Galà, il trofeo di partecipazione. Ma non perché l'abbiamo fatto di proposito, in modo tale da avervi tutte le scuole qua, ma perché mai come quest'anno c'è la sinergia con l'Istituto Superiore Ettore Maiorana di Girifalco, nello specifico con la sede del liceo artistico di Squillace, che sta realizzando questi trofei. Purtroppo non sono ancora pronti, per cui il 30 provvederemo anche a consegnare questi trofei. Intanto, come ogni anno, consegniamo l'attestato di partecipazione, avrete una parete piena di sicuro. E la scuola per i ragazzi, e in più già dopo lei, dirigente, l'invito per il Gran Galà 30 maggio prossimo alle 21 sempre qua, e avremo quest'anno degli ospiti importanti, avremo il maestro Michele Affidato, l'orafo, che realizzerà tra l'altro anche una sfilata dei suoi gioielli, e i trofei per i primi classificati sono stati realizzati da lui, e i trofei di partecipazione, quelli che stanno in questi giorni realizzando nel liceo artistico di Squillace, nascono da un progetto realizzato in continuità con l'alternanza scuola lavoro tra il maestro Affidato e il liceo artistico. Sì, sì. E ho un invito per il sindaco, ancora che sarebbe